all'inizio tutti sono in Dragon Quest 7 frammenti di un mondo dimenticato. E dopo aver salvato Cratilia vado qua nel castello e cos'è? C'ho la strada libera finalmente, hanno finito la riunione. Che cosa avranno detto? Di che cosa avranno parlato? E ok, parliamo con i re. Sam? Kiefer, Ali, Maribel, bentornati a casa! Grazie, grazie. Il nostro colto amico mi ha raccontato quello che avete fatto, cosa che, ho notato, voi esitavate a fare. Ramanzina? In ogni caso, se egli ha detto il vero, si direbbe che in questo mondo un tempo esistessero molte isole. Tuttavia, per ragioni a noi sconosciute, se improvvisamente scomparvero con le vostre gesta, le state facendo tornare. E va, infatti, pare che, in seguito al vostro ultimo viaggio, sia emersa una nuova isola. E siamo a due. Ammetto di nutrire ancora qualche dubbio in merito a questa nuova scoperta. Perciò ho inviato una spedizione per andare al fondo della questione. Se l'esistenza di un'ulteriore isola fosse confermata, sarei costretto a credere a quanto mi ha detto Geremia. E dovrei credere anche a te, Kiefer. A breve dovremmo ricevere un rapporto. E a quel punto... Sì? Chi va là? Chi siete? Cosa vedete? Un fiorino. Ah no, questa è la formula. Di un altro... Maestà, porto un messaggio a parte agli esploratori inviati sulla nuova isola. Ebbene, perle... È stata confermata la presenza di un nuovo territorio. Si tratta di un'isola vulcanica a nord di quella che era comparsa l'altro giorno. Grazie, puoi andare. E vai, noi non diciamo puzzette, abbiamo detto la verità. Va bene, i miei dubbi sono stati fugati. Deve essere come dice il saggio Geremia. Le numerose isole un tempo presenti nel nostro mondo, che poi erano svanite, lasciando il nostro piccolo regno come un'unica terra emersa. Ebbene, si stanno lentamente ricomparendo. Vai, grazie ai nostri giovani intrepidi avventurieri. Ma vai, sì, noi continuiamo imperterriti. Mi inchino alla sua saggezza. E mi pare il minimo, dice Geremia. Ho sbagliato a non darti ascolto fin dall'inizio. Ti prego di accettare le mie scuse. Kiefer, se non fosse stato per te e per i tuoi amici, questa verità non sarebbe mai venuta a galla. Boh, hai reso un grande servizio al nostro regno. Di questo ti sono immensamente grato. Tuttavia, non posso permetterti di continuare a mettere a repentaglio la tua vita, giovanotto. Da oggi aiuto. No, dai, Kiefer è quello che è più forte. Figlio mio, cerca di capire. Tu sei il futuro sovrano di Estan. Ma no! Devi concentrarti sui tuoi doveri reali e lasciare che altri si occupino di far ricomparire di sé. Ma no, Kiefer, l'avevo bello equipaggiato bene bene. Chi è costui? Lo stesso vale per te, Maribel. Basta con le avventure. Ma no, c'ha la frusta! Ora Maribel frusta tutto! Ci hai fatti stare intanto in pena, signorina. Vieni, andiamo a casa. Mannaggia. E va bene, vengo. Non c'è bisogno che mi trascini. Sì, però dai, cioè, l'avevi equipaggiati bene bene, benissimo anche. Ora benissimo, beh. Ali, giovanotto, racconti il tuo coraggioso impegno, mi riempiono d'orgoglio. Ma i veri eroi stanno quando è il momento di ritirarsi. Andiamo, vieni, ma come già abbiamo fatto, abbiamo divorato due isole e adesso, cioè, ci mollate tutti così. Mannaggia, e ora? Sai, ho sempre pensato che fossi un ragazzo posato. Non mi aspettavo che ti ribellassi e decidessi di partire contro il volere tuo padre. Comunque, io non so non sono né re Roland né il sindaco Sargas, per cui non posso vietarti di inseguire il tuo sogno di avventura. D'altro canto, non c'è niente coraggioso di eroico nello sgattaiolare via senza lasciare nemmeno un messaggio, facendo preoccupare tutti. Dunque, ti farò una domanda molto diretta, ragazzo. Hai intenzione di partire di nuovo per... Certo. Ne sei assolutamente convinto, anche se significasse fare tutto da solo senza aiuto dei tuoi amici? Con l'amici andrebbe meglio, vabbè. E se rispondo no, vabbè, proviamo sì. In tal caso non intendo fermarti. Ormai sta diventando un uomo. È naturale, tu abbia voglia di spiegare bla 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 bla. Beh, si sta facendo tardi, vai a riposare, chi ne ha bisogno? Buonanotte. Andiamo. Allora, dormire. Vai. Perfetto. Vai, ci siamo riposati, possiamo ripartire, vai. Qui non si dorme, non si dorme. Ancora non c'è niente. Riusciamo. Sì, ma tanto qualcuno si riaggrega, Finalmente, ti sembra l'ora di farti vedere. Cominciavo a temere che sarei stata qui ad aspettarti tutto il giorno. Almeno qualcuno è riuscito a dormire. Io sono stata sveglia tutta la notte a cercare di far ragionare con la testa dura di mio padre. Comunque, scommetto che vuoi partire da solo, anche se noi non possiamo accompagnarti. Ho indovinato? Sì, per fortuna non intendo lasciarti tutto il divertimento. Ho parlato con mio padre e ha accettato di lasciare. Ole, vai! Maribel si unisce. Ma vieni, vieni, Maribel. Andiamo. Sì, ho capito. Forza, puoi ripartire. Su. Gioco, svegliati! Ok, nella riunione di ieri si parlava di un'isola vulcanica al nord, se ben ricordo. Credo che quella dovrebbe essere la nostra prossima destinazione. Che dici? Va bene, ma si fa vedere Kiefer? Che dite?
qua. Oh, quasi mentiamo, volevo parlare di Kiefer. Non può venire con noi, dovremmo farci una ragione. Del resto suo padre non ha tutti i torti. Kiefer pur sempre un principe. In due sarà più dura, ma so che ce la faremo. No, secondo me viene anche Kiefer. Cioè, secondo me non ci abbandona. Uno, due, tre, via! Eh no. Cosa facciamo, Ali? Sarà meglio che tu ti faccia venire un'idea in fretta. Come faccio? Cioè, dopo tutto... Tanto guardo un po' se c'è qualche cosa qua dentro. Due monete, vabbè, per due monete qui niente, sono scatole. Così non vanno, riusciamo mai a svolgere. Da dove? Vabbè, riusciamo un attimo. Ma lo sapevo! Lo sapevo che arrivava anche lui. Figurati. A quanto pare sono arrivato appena in tempo. Chiedo scusa per il ritardo. Bene, ora possiamo partire. L'avventura si attende! Beh, ecco, diciamo che per ora mio padre e i miei doveri di principe possono aspettare. Del resto, avevo avvisato mio padre che aveva continuato a scappare finché non avessi ceduto. Non importa di quello che dicono gli altri, non intendo rinunciare alle avventure. Comunque, cambiamo discorso, mettiamoci in viaggio. E vari siamo tutti e tre! Bene, bene, bene! Sì, ci mette un pochino a riamalgamarsi, però vai, siamo pronti. Siamo pronti. Ok, vai. E rientriamo. Ricorda, bisogna aspettare. Spacchiamo tutto. Via. Andiamo, Kiefer. Perché Kiefer c'ha una forza suprema, capito? Cioè, più potente. Andiamo, ci si imbarca. Sì. Bene. Andiamo all'isola. Certo che voglio salire a bordo, ma che domande fai? Isola del vulcano. Eccola lassù in cima. Più grossa, eh? A cosa avevo detto che erano quelle cose che si illuminano? erano, mi sa, i frammenti, ma li ho già trovati tutti, eh? Mamma mia, quanti so qui, oh. Non ci fate paura, attacca, 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 attacca. Potevo fare una magia, Là, e la lumaca sbiascicosa. Attacca, c'è la frusta che prende i due personaggi insieme, eh? I personaggi della stessa classe vengono frustati assieme. Perché? Chi non frusta in compagnia? No, ma... Vai, Ale. 61 punti esperienza. Qui siamo aumentati di forza. Sì. Vai. Ci diamo dritti. E fra poco ci tocca. Ma almeno si impegna. Quella miseria, com'è brutto questo pesce. Attacca. Terror pesce. No. Mamma mia. Oh. Ma che stai male. Cioè, ci ha fatto male. Questo è potentuccio, eh. Agia. Allora. Il fuego. Toh. Bene. Senti, Ali. Vedi un po'. Di curare tutti perché la situazione ho vista messa male con questo pesciaccio malefico. Ah no, sta guardando Maribel, sta guardando. Per me non guarisce più Ali. I misteri si infittiscano. Andiamo. Tra poco c'è un'altra battaglia. Ecco la terra. Ma era troppo che viaggiavamo. Vabbè, questi sono abbastanza semplici. Bene, ciao. Ma chissà. Là, sì, sbacchiamo qui, ce la facciamo tutto a piedi. Bene. Cratiria, ta-da! Andiamo a salutare. Ehi, non è giusto, lo so che a tutti piace fare un bel bagno caldo, ma io devo... Ah, ma perché c'è qualcuno sotto? Vediamo. Prima non c'era niente, adesso c'è. Ti sto facendo male? Si sente che sei molto teso. Vedo che ci sono i terme qua, eh? Vedi. Un paio di box, che fortuna. Maribel tiene un paio di box. Ma perché il capogruppo è Maribel? Scusami, eh.
Forse perché ero morta. Oggetti. Vabbè, vediamo. Vediamo. Frammento blu. Vedi, se c'è il frammento. Vabbè. Salve. No, io volevo chiacchierare sia fuoco e fiamme. Se avessi saputo che questi termini non hanno aree separate per uomini e donne, non ci sarei mai venuta. Mi vergogno a cambiarmi qui, però vorrei proprio farmi un bel bagno. Cercherò di far finta di nulla. È così imbarazzante. Quindi abbiamo le terme qua. Via, risaliamo. Che ci dice? Ah, siete dei turisti, vero? Prima di andare, fate un salto alle terme. Ok, prendiamo un po' con l'anziano. Nonostante abbiate costruito un centro termale, avremo meno turisti quanti avrete. Ci servono altre attrezioni. Forse potremo fare qualcosa con il vulcano. L'anziano è qua, signor anziano, se non prova ad andare su. Salve, voi siete dei turisti, non è vero? Vi do il benvenuto a Crateria. Allora, vi piace il nostro villaggio? Sì? Grazie, siamo molto gentili. Il nostro motto è la felicità dei turisti, la nostra gioia. E ci farebbe piacere se diceste ai vostri amici che questo è un gran bel posto. Voglio che tutti sappiano il nostro villaggio è un luogo divertente e rilassante. Ottimo. Salve. Ah, no. Va bene. Vai. Ok. Scendiamo. Riusciamo. Devo chiacchierare un po' in giro a capire. Vediamo se c'è qualcosa qui. Non c'è niente. Qui. Soldi. 7 monete. Meglio di niente. Andiamo. Andiamo. Non ci sono dubbi. Questa è proprio la Tiria. Non è cambiato nulla. Almeno Rolandville ci ha fatto una cortesia di evolversi un pochino. È vero. Hai ragione. Proviamo ad andare dalla signora. Allora, qua. Eccoci qua dalla vecchietta. Dei clienti, questo non me l'aspettavo. Va bene, venite avanti. Nel caso non sapete, io sono Palmira. Sì, lo sappiamo. E perché mi guardate in quel modo? Il mio nome vi suona strano? No, ti conosciamo già. Se dovesse decidere, non è il mio vero nome. Si tratta di un soprannome che viene assegnato ai membri della nostra famiglia e possiede il dono della divinazione. Un tempo da queste parti si verificava una catastrofe dietro l'altra. Poi la mia antenata, la prima Palmira, pose fine a quei tragedi e lei seguiva gli ordini di padre delle Filippe. Inoltre, la prima Palmira era in grado di preparare dei medicinali mirabolosi. Io purtroppo non sono capace di farlo. In ogni caso, immagino che siate qui per farvi predire il futuro, giusto? Allora, avvicinatemi, fatemi dare un'occhiata. Ehi, ma che succede? Non vedo nulla. Però, percepisco qualcosa, una bizzarra aura che promana da voi. Probabilmente questa strana forza intralcia la mia visione. Questo è tutto. Ok, ora parliamo di compenso. Solo per questa volta vi farò uno sconto speciale. Solamente 5 monete d'oro. Grazie mille. Passate di nuovo a trovarmi. Ma ah sì, cioè 5 monete d'oro per averci detto niente? Non sei per niente simpatica. Vediamo qualche armatura. Maglia gigante. Maglio gigante. Frusta di spine, questa ce l'avevo comprata. Armatura di a scaglie. L'armatura a scaglie. Interessante. 4,50. Difesa 41, eleganza. Vestito. Elmo. Vabbè. Annulla, annulla. Per ora va bene così. Comunque, qua non c'è nessun frammento. Proviamo ad andare su. Al vulcano. Vediamo questo bel vulcano. Qui c'è un frammento. Bene. Monte Ignis. Andiamo a cercare il frammento del vulcano. Allora. Veniamo a noi. Questo labirinto. Labirintoso. No! Dove ci porta? Al Tempio dei Misteri, portale rosso. E questo? Il Tempio dei Misteri! Interessantissimo! Ah, siamo qui praticamente. Cioè, ma siamo qui! Al Tempio! Vi do il benvenuto alla sala dell'Unione dove sono rappresentati. Qui posso aiutarvi? Seleziona le colonne. Va bene, bene. Ah, che forza però ne hai. Dunque, colonne blu, ottima scelta adesso. Va bene, però. Ecco.
praticamente completa un'altra isola. Ecco. Mi raccomando, volevo finire prima. Volevo trovare il frammento del vulcano. Però va bene. Ok, sono qui. Allora combattiamo. Quando i duri vengono chiamati, rispondono subito. Vai. E voilà, un 47 di critico. Ma che è? Ma dove sono? Dove sono finito? E che ho? Cioè, sto ferma sul portale, ma attaccano tutti. Ma cos'è? E sono sempre di più. Attacca, 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 attacca. Beccati questa, beccati questa. E poi beccati questa. La litata per noi. Vai, ciao. Stato bello. Allora, leviamoci da questo portale che ci stanno facendo praticamente neri. Attacchiamo questo, che era proprio sulla porta che ci attendeva. Sull'ingresso del villaggio. Ma dove siamo? Ma che villaggio è? Vai, salamandra. Saltalama. Beh, primo giro, due fatti fuori. Miago, ciao. Non mi hai fatto assolutamente niente. Bene. E vai. E questo è un micro villaggio. Entriamo in questa micro... Regenstein? Mamma mia, gente, come è cupa e tetra qui. Ah, una statua, vedo. E alquanto mi ha ridotto, probabilmente perché è rimasta esposta alle intemperie per molto tempo. Che strano, perché si sono presi la briga di costruire tante statue in un posto fuori mano come questo? Ma secondo me hanno pietrificato la gente. Questa sensation. Molto sensation. Allora. Entriamo qua. E indaghiamo. Non c'è nessuno. Ah, questa lo fa. Entriamo anche da davanti, almeno si fanno tutte. Perfetto. Non c'è proprio nessuno. Assolutamente. Welcome in Regenstein. Ma che... Andiamo dentro la chiesa. Allora. C'è un diario d'avventura aperto sul tavolo. Vuoi salvare? Vabbè, salviamo. Onde evitare perdite, cadute di batterie, robe varie così. Andiamo. Sempre meglio salvare. Sì, sì, continuiamo. Bene. Allora, questa qua fatta. Andiamo a fare questa qua su giù. Questa signora. Sempre dice la stessa cosa. Queste statue sembrano persone, infatti, tramutate in statue. Anche a me mi ha fatto lo stesso effetto. Porta a noi. Entriamo dentro. Entriamo dentro, ecco. Ok, guardiamo se c'è qualcosa in questa maglia. Un cappello di pelle, che fortuna. Niente. Niente. Ok, anche questa casa l'abbiamo vista. Ci manca quest'altra qua su. Come si sblocca sta maledizione? C'è un libro intitolato Riti per un giorno di pioggia. Allo prendere lo scaffale inizia a leggere. Contiene istruzioni dettagliate su come si seguono le danze della pioggia e altre cerimonie che permettono di controllare le condizioni atmosferiche. Ok, ho letto. La danza della pioggia. Questa c'è qui. Un abito semplice, che fortuna. E non c'è altro qua. Ok, andiamo di qua. Acqua. Non c'è altro. Qua dalla finestra si vede nulla? Niente. Riusciamo. Ok, anche questa casa. Ci mancano quelle laggiù. Allora, queste l'ho fatta. Ci mancano questi qua su in cima. Qui c'è una scala, vedo. Ma questa l'ho fatta laggiù. Qua giù, qua giù, qua giù. Qui cosa c'è scritto? C'è scritto qualcosa? Promemoria. Ah, c'è scritto solo promemoria. Boh, entriamo qua dentro.
7 monete d'oro. Non c'è altro. Assolutamente nient'altro. Rimango proprio senza parole. C'è un vecchietto laggiù. Ormai entra anche in questa casa. Oppure sta per entrare in casa, visto, quindi non si può entrare. No, infatti non si può entrare. Allora riscendiamo. C'è un vecchietto laggiù. Quello lì e non sembra a forma di statua. Quindi andiamo. Sembra statuato. E c'è anche il pozzo. Fermi, fermi. Siamo noi, eh? Sì? Che strano, è raro che anche che qualche viaggiatore capita da queste parti. La mia vita, la mia vista non è più quella di un tempo, ma voi siete giovani e in forza, già. Non capisco proprio che cosa ci fate in questo posto sperduto. Dai, dai, che ti aiutiamo. A essere sinceri, nemmeno noi sappiamo perché siamo qui. Sono successe molte cose che vanno ben oltre la nostra comprensione. Alle racconto le avventure vissute fino a questo momento. Ah, state viaggiando nel tempo per far emergere dal nulla pezzi di mondo che erano scomparsi, eh? Eh sì, mi sa che siamo in Germania. Germania! Comunque, per questo villaggio è troppo tardi. Secondo me, vi conviene rimettervi subito in viaggio. Come? Come potete vedere, qui tutti sono stati trasformati in statue. Ormai non è più possibile cancellare questa terribile maledizione. Io me ne sto qui in attesa della fine. E non c'è motivo che voi state qui. Proseguite il vostro viaggio. Ma no! Sono rimasta male. Achtung! In moment! Avete intenzione di fare altri viaggi? No? Allora prendete queste bit. Questa. All'ottiene una bella bottiglia in cui contenuto scintilla alla luce. Quella fiala contiene le lacrime degli angeli, un leggendario liquido del quale si dice che possa annullare la maledizione che tramuta le persone in pietra. Ora vi state domandando come mai io non le ho ancora usate, ya? Guardatevi intorno, queste statue sono state esposte per molto tempo al vento e alla pioggia, ormai sono rovinate. Nemmeno le lacrime degli angeli potrebbero più salvare quelle persone. Se solo avessi avuto prima gli abitanti del villaggio non mi perdoneranno mai per la mia negligenza. Quando cala notte io... non c'è bisogno che conosca tutti i miei dettagli. Vi basti sapere che quel villaggio regna... Qui al villaggio regna l'oscurità e di notte anche peggio. Se avete intenzione di passare la notte qui, ricordate di non uscire dopo il tramonto. Non vi trattengo oltre, è meglio che vi rimettiate in marcia. Ma ci picchiavo, ci ha messo un po' di ansia, eh? Beh, però il pozzo lo voglio guardare. C'è sempre qualcosa nel pozzo, no? Non c'è niente. Però c'è un frammento qui. Mi sembra strano che non si possa fare niente. Cioè, veramente. Questo qua. Bah, secondo me qualcosa si può fare, secondo me. Ragazza, tra una... Vabbè, niente. Vai, ci ritorneremo. Secondo me ci ritorneremo. Vai. Battaglia. Alitata. Attacca, 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 attacca. Vai, ottimo. Cambiamo un po' direzione, un po' anche la visualizzazione, perché niente, sai, non c'è altro in quest'isola. Via. Che cosa strana. Ok, allora, intanto me ne ritorno a Crateria, poi ci rifletterò su. Monte Ignis, andiamo a cercare il frammento. Ok, ok, allora andiamo a prendere qualcosa che si nasconde per qua, non so. Rifacciamo tutto il nostro cratere e poi cerchiamo un attimino di vedere dove sono questi nemici. Eccoli qua, già uno, vediamo se posso saltare. Perfetto, ecco, questo non si riesce, invece l'abbiamo deviato con una grande finta. Su, era sulla via. Va bene, questo affrontiamolo. Akul. Ma questa è la squadra di Akulei. Attacco, attacco, attacco.
Bene. Due fatti fuori, vai. Ora questi attaccano tutti, si sta freschi. Via, ancora. È una squadra di 5 contro 3, non vale. Vale. Adesso siamo 2 contro 3. Adesso siamo 1 contro 3. Oh, via, una paura. Vai. Vai, ciao. Ottimo. Ah, via, via, via. E vai, seconde scale prese. Dove sarà questo frammento? Vedo, eccoci. Vedo il tizio viola qua. Il nostro simpatico satanino. Si fa per dire, simpatico, non lo sopporto. Oh, beh, via, subito, ciao. Andiamo, proseguiamo. Non si può cambiare visuale. Via, niente, m'ha visto. Vai, salta lama, vai. Bene. Ok, combatti. Oggetti, no. Magia, sì. Cura, difensive, cura. Curiamo Maribel, vai. Attacco, attacco. Vai, Maribel curata, via. Perfetto. E proseguiamo. Eccoci lo slime. Evitato. M'ha visto. Mamma mia, sono 4. Questi sono tosti. Allora. Uno è andato, meno male. Però questo ci frigge. Un altro è andato, anche questo ci frigge. Ci laserizza. Attacco tutti. Vai. Oh, bene. All'interno dello scrigno c'è... Oh, c'era uno scrigno. Mi è andata bene. Dell'erba medicinale. Ma non li vedo mai questi. Va bene. Allora. Come mai? Attacca lui? Allora, combatti. Magia. Aspetta, oggetto. Erba. Mi sa che è andata nelle mani di Maribel, perché è diventata lei capogruppo. Quindi, magia. Difensive, cura, Maribel. Attacco, attacco. Bene. Tanto, chiappano solo Maribel. Beh. E proseguiamo. Qui ci sono delle scale. Occhio allo slider! E ci ha preso. Una battaglia ogni millimetro, praticamente. Una noia suprema quando fanno così. Attacca indietro, attacca, attacca, vai. Beh, e poi ci arrostiscono. Beh, quelli ce li siamo levati intorno. Sta bolla, no, è stata avvelenata. Oggetti, erba medicinale. Aspetta. Non l'ero... Aspetta. Torno indietro. No. Oggetti. Erba per antidoti. A Maribel. Attacco e attacco. Vai. Tolto l'avvelenamento. Ecco, questo invece... C'è. Combatti, combatti. Vai. E voilà. Fatto. Basta. Oh, entriamo. Qui le scale di qua. Ho preso la strada più lunga. Perché ho preso la strada più lunga? Vabbè, ormai ho preso la strada più lunga. Oh. Vai, giù. Sta coda non si riesce a evitare. Vai, satanino, vai, satanino. Tutti su satanino. Katash. Vai. Benissimo, benissimo direi. Allora, come siamo messi qui? 33-71. Ma io farei, guarda, varie. Guarisci tutti. E Maribel ormai guarisce tutte. E via, andiamo. Proseguiamo. Vedo la scala laggiù. Via. Via. Correre! Il terrazzo. Vabbè, affrontiamo. No, vado quanti so.
Ma che siamo matti, attacco. Beh, almeno quelli che ci arrostiscono li abbiamo levati. Attacco, attacco, attacco. E voilà. Ulla, 70 PV. Bene, bene, bene. Vediamo un po' se sul terrazzo c'è qualcosa. Sì, lo scritto in aperto, ora torniamo indietro. Dove? Aiuto. Dove sarà? Dove sarà? Ma dove sarà? Questo ci tocca affrontarlo, eh. Dove sarà questo... questo pezzo di frammento? Ok, due. Cioè, già levarli due è buono, eh. Poi fanno 11 di danno, capito? Cioè, sono mirantelli, eh. Vai. Bene, bene, bene. Avanti. Via le scale! Mi ricordavo non c'era niente qua. Va bene, siamo nel mezzo. No, Saturnino mi viene che è... vabbè, lui si può affrontare, mi piace di più. Saltalama. C'è sempre però il nostro simpatico Satanino. Però vediamo di questi due. Prima mi levo questi due. Ai, ai, ai. Combatti, combatti, combatti. Bene. Così che si fa. Quindi ritorniamo in giù. Oi, oi. Ah, no, ma qui non era... Sì, potevo andare direttamente giù. Me ne ero un attimino dimenticata. Via con attacco rapido sul Satanino. Via, 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 via. Bene, ne abbiamo già eliminati due. Vai, vai, vai. Bene. Vale. Chi è che è salito di livello? Kiefer, di solito è il primo, infatti, sì. Vai, vai, 12, ale. Vai, buttiamoci giù. No, non avevo visto queste, queste cose marroni. Guarda, sono 6. Ma che sono matti, sono 6. Ma che sono ignorantoni, eh. Va bene, ora sono 4, già meglio. Ale. Basta un po'. Magie, difensive, cura, Maribel. Vai, attacco, attacco, attacco. Bene. Oh, ma tutti su Maribel ce l'hanno. Vai, vai, attacca, attacca, attacca. Sì, ne è rimasto solo uno. Non è rimasto più nessuno. Ce ne possiamo andare via. Giù. Siamo sì, di sotto, eccolo qua. Questo cercavo questo punto. Ricariche. Ehi, fermi. Giro, giro, tondo. Gli scrigni, eccoli qua. Una manciata d'erba. Esamina il forziere. E cosa c'è? 60 monete. Ecco, e questo ci sta acchiappando. Gira, gira, gira. Via. Giù sotto. Di qua giù sotto. Ed eccoci arrivati proprio nel fulcro dove c'era quella massa di palla nera. E qui non c'è altro. Vabbè, combattiamo, via. Tanto c'ho l'energia. Subito Satanino. Oh, ma stavo leggendo che Kiefer a 104. Benissimo, sempre più potente il nostro Kiefer. Tanta pazienza a quel Satanino lì. Vai. Boom. Oh, pensavo di averlo fatto fuori questo saltalama. Invece lo fa fuori adesso. E niente, mi devo buttare proprio in questa buca qua. Eccolo qui il frammento. Finalmente trovato il frammento verde. E andiamo. Allora, abbiamo visto quel villaggio un po' strano, tutto di morti, dove c'è un frammento, chissà dove sarà.
insomma di morti, tutti pietrificati. Ehi, via, 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 via. Era abbastanza tranquilla, pensavo di non trovare nemici, in realtà ci sono fitti sempre. Combatti Satanino 2. Ma anche questi che a cool sono un po' ignorantocci, eh. Sono un po' tostelli, cioè a questo livello qui, poi magari ci ripassiamo quando saremo a livelli più alti e li puleremo via. Beh, va, via, ci fa le sopracciglia. Vai, tieni, adesso c'è. Ci fa capelli. Basta! Vai. Ciao. Ciao. Non ciao. Ma riattaccano sempre loro. Tacca, 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 tacca. Ottimo. Guarda, veramente, quello marrone mette, anche quello marrone mette ansia come Satanino. Perché attaccate prima voi? No, cioè, fatemi capire. Sono venuta io incontro a voi. Magie, difensive, cura, sempre Maribel. Attacco. Katash, attacco su Katash, vai. E un Katash se n'è andato, vai, e abbiamo curato Maribel. Combatti, attacco, Katash, vai. Ciao Katash. Niente, saltalama, se ne scappa, via. Vai, vai, vai. Via, di sopra. Eccolo qua. Sto malefico, questa malefica puzzola pungente, non so. Combatti, attacco, no. Cura, vai. Magia. Difensiva, cura a se stesso. Attacco, attacco, attacco. E uno. Vai. Basta. Oh, guarda quante. Dobbiamo fare fuori abbastanza. Vai, attacca, attacca, attacca. E uno, e due, e tre. Vai, sono rimasti in tre. Vai. Adesso non ne rimarrete nemmeno uno, me lo sento. Una frustata. Vai. Proseguiamo. Eccoci. Oh, scappa. Ma, mamma mia, me l'aspettavo questa Colibrut, questo attacco di Colibrut, vabbè. Colibrut non mi fa, non mi fa molta paura, sinceramente. Fa vedere. Paura lui ha avuto. Ah, se n'è andato. Scale per noi, via. Eccole le scale d'uscita, via! Bene, allora andiamo un po' a questo portale qua. Di nuovo, là. Veloci, più della luce! Tempio dei misteri a noi, portale rosso! Ok. Sì, qua. Bene. Perfetto, allora seleziona le colonne. Yes, bene, bene. No, no, quelle, no, no, non volevo vedere quelle verdi, però. Vediamo un po'. Abbiamo completato l'ISO una sola. Allora, rosse. Oh, conduce a Crateria. Colore blu a Regenstein. Però non ne hai, no, ne hai, ne ho una verde. E quella che ho trovato a destra. Secondo me è qui. Ok, eccola qua. Okay. Bisogna tornare a Regenstein là per trovare. Bene, volete guardare da vicino? Sì, perché qui a Regenstein ci manca. Regenstein ci manca il frammento. Andiamo a Regenstein. Eh sì. Benissimo. Ok. Mi vado al Regenstein. Vediamo. Ma è parsa? Cioè, fammi capire, ma è parsa poi Regenstein? Mi sa di no, perché è sempre nel buio. Aspetta, aspetta. Torniamo indietro un attimino. Si fa la svelta qui, ma aspettano proprio al varco. Non è che si fa tanta la svelta. Ma non mi sono nemmeno curata. Magie. Difensive, cura. Maribel. Bene.
ciao, fai le carezze, ragazzo. No, stavo pensando di prendere. Di tornare indietro, prendere l'imbarcazione e vedere se è apparsa la terza isola. Vai, facciamo così. Perché se è apparsa la terza isola, la andiamo a vedere in chiaro. Però mi mancava anche scuro, eh. Aspetta. Devo rivedere. Aspetta, selezione colonne. No. No, per vedere se c'era un frammento. Rosso, questo, azzurro. Ma andiamo qui. Correre via. Aspetta, fammi andare. Ho sbagliato parte, mannaggia. Giriamo visuale. Finte, super finte, via, dentro. Vedi che c'è un frammento qui? Bene. Riparliamo un po' col vecchietto. Allora, vediamo. Perché ci ha levato? Possiamo andare alla locanda, Alice. Se non mi riposo tra un po', dovrei portarmi in braccio. Ok, andiamo alla locanda allora. Che dovrebbe essere per qui la locanda. Bene, allora io me ne vado alla locanda. Beh, non c'è il simbolo della locanda. Era, no, con questa. Era questa, no. Questa, no. Eccola qui, sì. Andiamo direttamente su nei letti. Un po' di riposo non vi farebbe male, vero? Sì, benissimo, mentre i nostri eroi si riposano, io leggo qui. Ali è svegliato da un pianto lamentoso che proviene da fuori dalla finestra. Oh, attenzione, attenzione. Benissimo, la prima che inizi questa parte qua, io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, mettete un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale, diffondete il canale, fatevi conoscere, grazie, sì, se vi piace, ovviamente. E adesso uno ciao a tutti, un mega abbraccione virtuale e al prossimo video!